E bella a tutti, regà, qua è Savix che vi parla in un video molto particolare dove andremo a vedere nel dettaglio tutti, raga, i dettagli di gioco di GTA 6. Quindi, che dire, siamo molto vicini alla data di uscita del trailer. E raga, non vedo l'ora che esce il gioco, in modo tale da portare poi tutte le serie delle live e giocarlo tutti quanti insieme. Ci sono un sacco, raga, un sacco di cose nuove, cose assurde, cose fighissime e anche le solite cazzate. Ma comunque sia, io non cincischerei e iniziamo subito con il video. Bella, raga. Quindi ragazzi, non perdiamo tempo e iniziamo subito. Partiamo dai due protagonisti del gioco, raga, che sono Jason e Lucia, che sarebbe un po' la parodia di Bonnie e Clyde. Veramente bella sta foto. Guardate, raga, i dettagli del viso e di tutto il resto. Perché di questa cosa poi, raga, ne parleremo più avanti. Poi io passerei direttamente agli altri personaggi che compariranno in game, raga. Avremo Dr. Dre, avremo Lucia, avremo Jason, ci sarà Sam, Kai, Weeman, Tick, Billy, Zack, eccetera, eccetera, eccetera. Non ho lo screen, ma raga, vi confermo che dovrebbe esserci anche Jay Norris. Chi è che non si ricorda Jay Norris? Quello che Lester ci fa saltare la faccia col telefono? Perfetto, raga. Poi andiamo avanti. E qua troviamo gli oggetti, l'oggettistica, raga, come il martello, eccetera, eccetera. Come ben vedete, più o meno sono sempre le stesse cose. C'è il binocolo, c'è una pinza, c'è una mazza da baseball, la chiavetta USB, raga. Siamo sempre là, su per giù. Come ben vedete, ci sono sempre oggetti. Abbiamo le sigarette, la torcia. Sono sempre un po' le solite cose, raga. Come infatti vi ho detto all'inizio del video. C'è qualcosa di nuovo, le solite cazzate e qualcosa di pazzesco. Andiamo avanti. Dove troviamo le armi? Raga, perché vi sto facendo vedere questo screenshot? Perché volevo farvi notare che sono le stesse armi. Più o meno non cambiano, perché quelle le armi sono, raga, a meno che non si inventano le armi aliene, non c'è niente di nuovo. Ma se vedete, lì a destra in basso c'è un nuovo fucile con l'arpione. Quello tipo che si usa per pescare, ragazzi, pescioloni. Quello potrebbe essere divertente. Magari veramente acchiappiamo la gente e ci viene incontro. Sai che figo? Poi, raga, la cosa più bella che a parer mio potevano fare per dare realismo al gioco. Non parlo di chissà cosa, ma della ruota delle armi. Come ben sapete, nella ruota delle armi di GTA 5, raga, possiamo avere un arsenale infinito, tutto in tasca, ci si mette le armi tutte in tasca. Invece no, nel 6 ci sarà molto realismo nel gioco, raga, veramente tanto. Anche le piccole cose a volte fanno veramente la differenza. E qua abbiamo la ruota delle armi. Questa qua è un po' buttata lì, raga. Non sarà proprio così, o magari sarà così, non lo sappiamo. Ma sappiamo che la ruota delle armi sarà uguale o molto simile a quella di Red Dead Redemption 2, ragazzi. Chi non ha giocato a Red è il momento di giocarci prima che esca GTA 6. Perché quel gioco, a parer mio e anche di tanta altra gente, è uno dei giochi più belli che io ho mai giocato, graficamente parlando. Perché poi c'ha sempre i suoi bug, i suoi glitch e le sue cose. Ma come, ragazzi, grafica è veramente una bomba. Quindi andiamo avanti. Dove troviamo, raga, questi giochini qua? Avremo il golf, avremo la raga, questo è fantastico. Potremo pescare. Ci saranno un sacco di cose, le gare, potremo giocare a dadi, tipo la roulette, quelle troiate là. Un po' come sempre. Dopodiché passiamo a questo, raga. Che cos'è questo? Sono i vari business. Ciò cosa vuol dire? Vedete che c'è tipo il bar, il ristorante, il supermarket, Jack, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti esplorabili, raga. Saranno sparsi per la mappa e saranno esplorabili. Per esempio, ben sapete che
su GTA ci sono un sacco di posti chiusi, visitabili magari solo in determinati determinate attività. Invece su GTA 6 ci sarà più realismo, i negozi saranno quasi tutti aperti e potremo entrarci e visitarlo. Poi raga, collezionabili. I collezionabili su GTA 6 saranno un po' particolari. Per esempio, non dovremo andare a recuperare le action figure, magari ci saranno anche quelle, ma qua parliamo di collezionabili che sono pezzi di auto. Raga, che bomba! Praticamente andiamo in giro, recuperiamo una ruota, andiamo, che cazzo ne so, una portiera magari, eccetera eccetera, e poi così avremo completato il collezionabile. Era figata, potrebbe essere una cosa simpatica, carina, ma niente comunque sia che stravolga il gioco. Dopodiché raga, andiamo e qua parliamo delle bestie, degli animali, del migliore amico dell'uomo, l'animale, raga, fantastici. Ci saranno un sacco di animali nuovi e avranno delle animazioni pari al reale. Sono proprio curioso di andare a vedere come saranno questi animali e tutte le loro animazioni. Poi parliamo del Muscle System. Cosa vuol dire, raga? Praticamente, come ben sapete, su GTA 5 e su tutti gli altri GTA, forse su GTA 3 c'era qualcosa di simile, ma molto leggero, non ricordo bene. Comunque, se noi per esempio stiamo correndo, ci sparano alla spalla, raga, il giocatore correrà con la spalla tipo monca perché ha male alla spalla. Ciò cosa vuol dire? Che i nostri PG sono dinamici, sentiranno il dolore, raga, avremo le animazioni che se si fa male a una spalla magari se la tiene, e così con tutte le altre parti del corpo. Una cosa pazzesca, proprio anima il gioco. Andiamo avanti e parliamo sempre della stessa categoria di cose, raga, e parliamo dell'ingrassare e del dimagrire. Quindi torniamo a GTA San Andreas, dove raga potremmo fare palestra, potremmo fare diventare grasso il nostro PG, o magro o muscoloso, un po' come cazzo vi pare e piace, raga, questa è una figata. Poi avremo anche delle nuove modalità free mod che non si è capito bene. Comunque sia, come vedete da questo screenshot, in alto a sinistra dello screenshot, raga, c'è questo simbolino. Questo simbolino sarà una fonte di riciclaggio. Noi andiamo lì e ricicliamo i soldi. Perché? Perché in questo GTA potremmo avere i nostri business. Ma non abbiamo i business come negli altri GTA, ma potremmo comprare business con cui facciamo magari soldi sporchi che poi andremo a riciclare in questo posto. È una figata molto molto realistica questa cosa, raga, e vi ricordo che parliamo di Miami. È una cosa molto molto realistica, perché come ben sapete lì le cose sono molto diverse da qua in Italia. La polizia raga sarà non un dito, ma una bottiglia nell'ano. Proprio un qualcosa di molto, molto particolare. Parleranno con gli NPC, potranno avere notizie di noi. Se noi siamo scappati, siamo passati da un punto della mappa e poi loro fermano questo NPC, gli dirà che noi siamo passati di là, quindi ci rincorrono. Morale della favola, ci troveranno sempre. E hanno aggiunto, come nella storia di GTA 5, la possibilità di arrendersi. Cioè noi, se vogliamo, possiamo. Nella storia di GTA 5 non era proprio così, però noi ora avremo la possibilità che se non riusciamo più a scappare, ci siamo rotti le palle, noi ci possiamo arrendere e farci arrestare. Molto curiosa come cosa, raga, veramente da provare. Questa invece è una cosa che hanno proprio preso e riciclato pesantemente da Red Dead, ma è una cosa molto molto utile nella carriera, nella storia di GTA 6 che sarà. Avremo su Jason, un pochettino come Red Dead Redemption, la possibilità di vedere in quella maniera particolare. Avete presente l'abilità? Esatto, avremo l'abilità dove ci farà vedere gli oggetti, tipo i collezionabili e via dicendo. Molto veramente utile questa cosa.
A questo punto, raga, parliamo dell'ultima cosa bella, importante, diciamo di ciò che sappiamo, di ciò che è uscito in giro. Io vi ho nominato e vi sto spiegando, a parer mio, le cose più belle e più importanti che ci saranno. Ovviamente la trama e tutto il resto, il gioco, non sappiamo come sarà, quindi non posso commentare niente. Ma di ciò che è uscito, dai leak che sono usciti, secondo me, a parer mio, queste cose sono le più belle, di cui questa. Questa, raga, è la metro di Vice City. Perché il gioco comunque sarà rappresentato in Vice City, a Miami. Ora vi farò vedere una comparazione delle mappe, una cosa molto molto irrisoria, pazzesco davvero, perché sono riusciti a creare una mappa degli sviluppatori tramite i leak e le varie cose che si sono viste in questo periodo. E devo dire che la mappa è molto simile alla vera Miami. Comunque, tornando alla metro, quante cavolo di volte siamo andati in giro per GTA, dentro la metro, nei binari, vedevamo sta affare passare, ci travolgeva per tutta la mappa, esplodevamo, morivamo, spawnivamo, morivamo sopra, ma noi quella metro non l'abbiamo mai potuta guidare. E sinceramente non ho mai capito perché. Adesso potremo guidarla, potremo usufruire della metro, potremo spostarci, raga, per andare da un punto all'altro della mappa. Perché la mappa è enorme. È tre volte la mappa di GTA 5 Online, raga. È qualcosa di anormale. Infatti sarà il gioco più atteso della storia videoludica, qualcosa di pazzesco, raga. I soldi per comprarlo saranno tanti, non parliamo di 50, 60, 70, 80 euro di gioco. Mettetevelo già in chiaro che a parer mio, che non è legge, secondo me siamo intorno ai 140-130 minimo. Sarà una cosa sicura così, perché ci sarà qualche cazzata che ci obbliga a spendere quei soldi. Vedrete, spero di no, spero che magari rimanga su una soglia dei 100 euro, che già è tanto. E niente ragazzi, siamo giunti alla fine. Spero che questo video vi è piaciuto. Se avete bisogno di un account moddato per GTA 5, i prezzi sono sempre di 30 euro, ragazzi. Per PS5 già trasferiti sono 35, visto che sono Xbox e ci sono da fare 2-3 procedimenti. E niente raga, se avete bisogno di qualcosa sono qua. Purtroppo non per glitch, mi sono preso una pausa, troppo sbattimento. Spero che il video vi è piaciuto e alla prossima. Bella regà. Sbadabam.